Ottimo. Thank you.
Era più semplice quando ero piccola. Me lo tengo per il cammino. La salita brulica di macchine feroci. Non corrotte, ma non tollerano gli umani. Sai che novità? Seguitori in bella vista. E vedete dall'altra parte.
permettersi di rovinare la caccia. Stavolta, Nicoletta. Forse pensano di dover proteggere Gaia. Dubito che siano in grado di pensare. Magari è l'istinto ad attirarli alla sua tomba. Meglio sparire.
Pensavo non si sarebbero mai arresi. Sono fradicia per la neve sciolta. Questo non va a male.
Una piantina utile. Il sacrificio di Gaia ha fatto questo. Ha distrutto l'interno della montagna come un uovo. Sì, sì. Presto ora. Ti ho preparato la strada da seguire. Così tu sei già stato qui? Più o meno. Lo vedrai. Mi hai preparato una via d'arrampicata, ma mi hai lasciato con un esercito di macchine da affrontare. Da quando le macchine sono un ostacolo per te? Se potessi volare, non mi sarei preoccupato della via d'arrampicata. Non guardare giù, non guardare giù. Questo è proprio il genere di posto in cui mi sarei aspettata di trovarti, Silence. Grazie. È solo una delle molte officine che ho costruito negli anni. Per anni ho tentato di aprire questa porta. L'ho colpita. Bruciata, fatta esplodere. Ma sappiamo entrambi che tu riuscirai a entrare. Lo dici come se dovessi scusarmi. Niente affatto. Non ho mai pensato che per entrare servisse la forza, ma solo una chiave. Una chiave in forma umana. La mancanza di immaginazione è stata mia, non tua. Sembra che tu abbia passato molto tempo qui. 19 anni fa. Una grossa esplosione distrusse questa montagna. Gaia morì. Tu nascesti. Il fragore si sentì fino alla conquista. La cenere oscurò il cielo. E che frenesia a Meridiana per interpretare questo segno. Il cratere bruciò per settimane e quando si spense, fui tra i primi a scoprire cosa c'era dentro. Col tempo, le macchine si unirono per proteggerlo. Utile. Presto nessuno osò più avvicinarsi. Eccetto me. Nel suo messaggio Gaia disse che potevamo ripristinarla. Ma dopo quel danno, com'era possibile? Lei disse che bisognava ripararla solamente dopo aver distrutto Ade. Concordo. Se ricostruissimo il sistema di terraformazione, Ade potrebbe usarlo come arma. A causa del sacrificio di Gaia è stato costretto a cercare metodi meno convenienti. Ma credi che sia davvero possibile ripristinare Gaia? Sai di che cosa sono capaci i calderoni? Come fabbricano la tecnologia necessaria per creare una macchina? Allo stesso modo, dovrebbe essere possibile replicare la tecnologia necessaria per riparare Gaia. Ma ci vorrebbero anni,
E per noi il tempo è ormai agli sgoccioli. Pensavo che potessi essere qui questa volta. Ma veramente qui. Perché? La mia presenza non è necessaria. Non ti servo io per attraversare quella porta. Sei tu quella nata per farlo, non io. Adesso è meglio che vada. Sì. Quando troverai l'override principale, avrai il potere per sconfiggere Ade. Tutto dipende da te. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sobek. È autorizzata a procedere. Registrazione arrivo. Shen Margot. Benvenuta al gelido inferno. Popolazione 10. Occhio a dove vai. 11 contando Gaia. Non contare gli embrioni di gallina finché le uova non si schiudono. Si sta ancora riscaldando. Ci vorrà un po' per la tua omelette. Sono vegana, Travis. Abbiamo lavorato nella stessa base segreta a lungo. Ormai dovresti saperlo. Non era previsto che restassimo bloccati qui altre 3 settimane. Lo sai che ho perso 350 kg di fumetti Osè pre-codice nel viaggio? Come? Parli di media fisici? Perché non li hai digitalizzati? Nulla batte la sensazione dei media fisici al tatto. E qui non è che possiamo toccare molto altro. Così ho pensato di passare il tempo archiviandoli. E tu invece? Io? A lavorare, immagino. La mia lista di mansioni è lunga almeno 3 anni. Ci sono parecchi angoli da smussare. Quanto al dopo, non ci ho mai pensato. Oh, lo farai. Quanti anni hai? 30? Scommetto che sarai tu a spegnere le luci alla fine. Cibo per la mente, Liana? Uno schifo per sempre. Ah, non per sempre. Solo per il resto della tua vita. Immagino che dovrò passare di qui. Ha retto così per 19 anni, giusto? Beh... No, non dire nulla. Ah, per fortuna è fatta. Qui deve essere dove vivevano. Quello che ne è rimasto. Un tempo tutto questo era racchiuso fra roccia e metallo. La
l'evacuazione è avvenuta così in fretta. Non ho avuto tempo di pensare, né tempo per gli addii. C'erano le file nel centro medico. Avevo detto a Tom Pike che sarei stato con lui quando fosse giunto il momento. Ma c'era un ultimo carico di zigoti di Paradisaidi da processare. Se mi fossi dato una mossa. Sono ancora arrabbiato che mi abbia costretto a scegliere. Con me stesso. Beh, lui è morto da solo. La stanza di Elizabeth. Lo so. Non ha nemmeno avuto il tempo di sistemarsi. Questi sono i suoi diari. I diari di Elizabeth. E sono tutti distrutti. Esaminali. Il Focus può ricostruirli, ma è un processo lungo. A noi sembra un dispositivo potente, ma il motore è piccolo e limitato. Quanto lungo? Giorni, mesi, anni. Tu preoccupati di fermare Ade e di garantirci un futuro, e forse vivrai abbastanza a lungo da ascoltarli. Registrazione dell'evento. Io non esco neanche per sogno. Non ho firmato per questo. Se qualcuno non va là fuori, sarà stato solo uno sforzo inutile. Dovrebbe decidere Liz. Beh, quanto ci mette ad arrivare qui? Ha detto 5 minuti. Non penserete che... Oh no. Ok, Jet. Ho riparato la falla. Gaia. Spiraglio a 1,4 mm confermato. Elizabeth, no! Troveremo un modo per riportarti qui. Non è più possibile, lo sciame è troppo vicino. Davvero, va tutto bene. Gaia è completa. Si prenderà lei cura di tutto, d'ora in poi. Ma non così! Ci sono tante cose che... Ehi, mi conoscete. Non sono brava coi finali. Ad attendere la fine, quindi... E vediamo. Ok. Stammi bene, Elisa. E... Ci vediamo. Già. Abbiate cura di voi. Liz. Sto bene, davvero. Voglio andare a casa. Di vita su questo pianeta. E siamo tutti in debito con lei.
Aloy? Se n'è andata. Per sempre. Sapevi che non poteva essere viva Aloy. E i suoi risultati sono stati eccezionali. Mentre la sua gente vacillava, è stata lei ad assumersi la responsabilità. Solo lei poteva. Perché era la migliore. Non è quello che intendevo. Ma è così. Non dovresti temere di ammetterlo. Credi che fosse migliore solo perché era brillante? Perché ha ideato Zero Dawn, ma non è questo il punto. Lei era speciale perché era disposta a sacrificarsi. Per gli altri. Per chi sarebbe venuto dopo. No. La sua creazione doveva funzionare. Confondi volontà con sentimentalismo. No, ti sbagli. Ricorda, sapeva che Gaia non doveva solo pensare. Lei le insegnò i sentimenti. L'attenzione, il sacrificio, la fiducia nella vita, per combattere la disperazione. Se non fosse per il sentimentalismo, la vita sarebbe finita. Tu e io non saremmo mai esistiti. È un'argomentazione valida. Mi spiace per la tua perdita. Disse di voler andare a casa. Forse... Cosa? Niente. È ora di andare. So che non vorresti Liz, ma ti ho scritto un elogio. Avevo bisogno di sfogarmi. E i tuoi bambini, quando Apollo avrà finito di istruirli, penseranno di sapere tutto. Ma dovranno capire quello che hai fatto per loro. Sapere quanto amavi questo mondo, con un'intensità che era abbagliante. Folgorante. E alla fine ti ha uccisa. O sei morta per lui. Dipende dai punti di vista. Nessuno poteva competere con te. Eri incredibile. Chissà se non avessi fatto quel post-dottorato a Johannesburg. Sono felice che tu abbia disattivato il protocollo Nuova Luce alla fine. Non credo che avrei sopportato di vedere un'altra te. Voglio dire... di Elizabeth Sobeck. Ce n'è una sola. Mi manchi. Ehi, Liz. Eri una donna molto coraggiosa. Mi spiace che tu sia morta. Se avevi una casa dove andare, spero che tu l'abbia raggiunta. Ma il monumento che ti ha dedicato Ronson? Un po' inquietante per me. Riposa in pace, Liz. Dio sa che te lo meriti. Salve, Liz. Lo so. So che non ascolterai mai. Ma non è questo il punto. Tu, stavolta hai voluto giocare alla martire e alla salvatrice insieme. Ottimo lavoro. Salve, Margot. Come ti senti? Dottor Ronson, continuo a ricevere un sacco di messaggi indesiderati da Ted. Mi dispiace, Margot. Da quando... Liz se n'è andata, non c'è più nessuno a tenerlo a bada. Parlerò con Ted. Di solito vuole aggiornamenti, notizie costanti. Centinaia di aggiornamenti su cose che non sa. Era Liz a gestire le sue scartoffie. Non ha idea di come funzionino i sistemi. Non c'è niente che non vada. Per me inizia a essere un po' sospetto. Dobbiamo soltanto farlo felice. Liz diceva sempre di farlo felice. Sta scherzando? Ha mai sentito come si rivolgeva a lui? Lo teneva tranquillo, Margot. Beh, forse dovrei solo ignorarlo. È rinchiuso nella sua piramide con le holodonnine e i pazzi del Panta Antimod. Cosa possiamo fare?
Cosa vogliamo inculcargli, Liz? Un sacco di storia. Un sacco della cosiddetta verità. Un sacco di rumore. Non è nutrimento, Liz. È veleno. C'è un'altra sezione dietro al cratere. Pare sia stata risparmiata dall'esplosione. Perché era blindata. Hai trovato la sala di controllo. Vado subito. Bell'occhiata al progetto. Alla fine è semplice. È chiaro. È chiaro. È cancellazione. Un'addizione per sottrazione. Posso migliorare le cose, Liz. Con un solo colpo far sparire tutto. Non mi piace la piaga che sta prendendo. Continua. Quando ho aperto la porta, l'aria è entrata da fuori. Perché non c'era nessuno all'interno. Ma gli Alfa erano chiusi qui. Non riesco a usare i comandi. Autorizzazione Alfa sovrascritta. Cos'è l'autorizzazione Omega? Oh no. Personale Alfa. Mi spiace allarmarvi, ma... dovete ascoltarmi, ok? Sentite cosa da dire. Non è facile per me. Sapete, io... vi prego, smettetela di tentare l'accesso, ok? Ecco, voglio dirvi che... non tentate l'accesso a quel maledetto sistema. Quello che voglio dire è... che continuo a pensare a coloro che verranno dopo di noi. Innocenti. Uomini e donne. Senza alcuna colpa. Dargli la conoscenza. Come un dono. Ted, ne abbiamo già discusso. Apollo ha oltre 3.000 misure di emergenza. Non è un dono, è una malattia. Loro sono la cura e noi gli stiamo dando la malattia. La nostra malattia. No, non si può. E non è troppo tardi. Sì, siamo disposti al sacrificio. Non è così che deve andare. L'ho già fatto, Samina. L'ho fatto 3 minuti fa. Ho eliminato Apollo. È andato tutto, ogni copia. Un sacrificio? Non è un sacrificio. È l'annientamento della cultura, pazzo bastardo. Millenni di cultura. Mi spiace. Davvero, è così. Ma a volte, per proteggere gli innocenti... morirete
Li ha uccisi tutti. Allora è per questo. È per questo che siamo prigionieri dell'ignoranza. Per un futuro innocente. Uomini senza colpe. Non ha mai visto i massacri dei giorni rossi. Tutti i risultati di quella gente. La conoscenza che i predecessori potevano offrire. Evaporati. Ridotti in cenere. Dispersi nel nulla. Come gli stessi Alfa. No. Non nel nulla. Quando la porta si è aperta e le loro ceneri si sono disperse, loro sono finiti nel mondo che hanno creato. Il mondo in cui viviamo è come se fosse un monumento dedicato alla loro morte. Un monumento di oblio. Non oblio, Silence. Speranza. L'override principale è così piccolo. Ora dovrai solo usarlo per uccidere Ade. Di non precipitare. L'override principale non sovrascrive la gravità. Ti prego, resisti. Ti prego, resisti. Ma sei qui? Per un attimo. Cosa? Il nostro viaggio insieme è giunto alla fine. Ma prima che vada, credo di doverti spiegare tutto il resto della storia. Continua. Tempo fa ho ammesso di aver avuto un ruolo nell'Eclissi. Ma non ti ho mai parlato a fondo delle mie colpe. La verità è che c'ero fin dall'inizio. Ho trovato Ade, Aloy, sepolto su quella montagna, intrappolato in un titano. E l'ho servito. Cosa? Mi ha promesso conoscenza e me l'ha data. Una conoscenza inimmaginabile. E in cambio? L'ho aiutato con l'Eclissi a costruire un culto, un esercito personale. Perché me lo stai dicendo ora? Perché il tuo successo dipende anche da questo. Quando ho trovato Ade, per prima cosa ha voluto sapere della Guglia. Non di Meridiana. La Guglia. E per quale motivo? La Guglia è stata creata da Gaia. Quale parte di Gaia? Minerva. È un modulo di decrittazione. Gaia ha costruito delle guglie per trasmettere i codici che hanno disattivato i robot di Faro e spento i sistemi di conversione di biomassa. Ade vuole inviare una nuova trasmissione per svegliare le macchine, così che possano divorare di nuovo il mondo. Sì. In base a quanto abbiamo appreso, è anche la mia conclusione. Così l'Eclissi, i robot che hanno resuscitato, sono solo un mezzo per un fine. Un esercito per prendere la Guglia. Sì. Così Ade potrà nuovamente sterminare la vita. A meno che tu non lo fermi. Adesso devi dirmi tutto quanto. Ade, l'Eclissi. Tutto. È una lunga storia, Aloy. Allora inizia. Tutto è cominciato da un focus. Recuperato in una rovina antica, proprio come te molti anni fa. Nel mio caso, il focus era danneggiato.
aveva un ultimo guizzo di vita. L'ho studiato per settimane, cercando di ripararlo, e alla fine ce l'ho fatta. Una nuova dimensione della percezione si è rivelata proprio davanti ai miei occhi. È così che l'ho scoperto. Un segnale debole. Là fuori qualcosa era alla ricerca, proprio come me. Due spiriti affini. Ho seguito il segnale fino alla fonte. Un titano distrutto, sepolto nella giungla della gemma. Credevi che fosse un titano? Una macchina da guerra? Non sapevo cosa pensare. Avevo già visto rottami simili. Al tumulo, per esempio. Ma questi erano diversi. Questi non erano morti. Non parlava quando l'ho trovato. Ma poi sono riuscito a ripararlo. Così ha iniziato a scambiare conoscenza. Voleva sapere tutto sul nostro mondo, sulle tribù e sulle macchine. Ma la guglia era la sua preoccupazione principale. Che cosa voleva sapere sulla guglia? La posizione precisa. La geografia circostante. Chi controllava l'area. Nel mentre, Ade mi rivelava le complessità della tecnologia antica. Mi ha chiesto di recuperare altri focus. Dopo poco ne avevo una ventina funzionanti. Abbastanza per un piccolo esercito. Almeno per i comandanti. Non mi importava. Stavo imparando davvero molto. Fisica, calcoli. Non puoi neanche immaginare. E i Kharja delle ombre? Come sono stati coinvolti? La rivolta dei Kharja è stata un'ottima coincidenza. L'occasione perfetta. L'occasione? È così che la consideravi? Sì. Nella notte metà tribù era in esilio, desiderosa di riprendersi Meridiana. La religiosità li rendeva manipolabili. Dovevo soltanto presentare Ade come l'ombra sepolta della loro mitologia. Quindi sì, era una bella occasione. Chiesi all'alto sacerdote Bahavas di incontrare Ade. Aelis era presente. Così l'eclissi ha preso vita. Qualunque cosa per la Sacra Meridiana. Ade però non importa di Meridiana. E nemmeno di te. Viviamo in un mondo di città cadute e tribù scomparse. Cos'era qualcuna in più? Inoltre, ero impegnato a installare la rete dei focus del culto dietro indicazione di Ade. Una sfida tecnica intrigante, specialmente con le modifiche che ho incluso di mia progettazione. La capacità di poterli spiare? Sì. Forse sono stato un pazzo a servire Ade, ma mai abbastanza pazzo da fidarmi di lui. Ho installato quella che gli antichi chiamavano porta di servizio nella rete. Un accesso segreto per controllare tutte le attività e le comunicazioni. Perché poi hai abbandonato Ade? Non certo per un atto di coscienza. A dire il vero, ero preoccupato dopo aver visto l'eclissi risvegliare un robot antico con la mia tecnologia. Ho dubitato delle intenzioni di Ade. Un po' tardi. Infatti, avevo esaurito la mia utilità. Quando ho completato la rete dei focus, Ade mi ha convocato per la mia ricompensa. Subito dopo, l'ho sentito dare l'ordine di uccidermi. Sono un fuggitivo da allora. E io quando sono arrivata? E il nostro percorso insieme? Quando hai incontrato Olin. Minaccia di sistema rilevata. Ha attirato la mia attenzione. L'ordine di uccidere una ragazza selvaggia Nora. Perché Ade voleva questo? Ma poi ho visto che questa Nora indossava un focus e che somigliava molto a una grande scienziata del mondo antico. Aelis è stato veloce. Pensavo fossi morta. Ma poi ho rilevato il tuo focus nella montagna dei Nora. Più ti osservavo, più mi convincevo della tua straordinaria natura e della tua utilità. Grazie a te. Avrei finalmente scoperto i segreti della Terra.
Ho deciso che avrei fatto qualsiasi cosa perché tu ci riuscissi. Il resto, come si diceva una volta, è storia. Le cose che hai fatto per ottenere la conoscenza, Silence, sono da incoscienti. Aloy, non volevo sollecitare il tuo giudizio. Da non crederci. Io ho fatto il possibile. D'ora in poi è tutto nelle tue mani. Prendi la mia lancia. Attaccale all'override principale e potrai usarla per iniettarlo. Quindi dovrò soltanto avvicinarmi alla testa di Ada e piantargliela dentro. Esatto. No, nessun problema. Silence! Dove andrai? Altrove. E ovunque. C'è ancora molto da scoprire prima che il mondo finisca. E tutto questo? Lo lascio a te, naturalmente. Come si è dimostrato. È sempre stato tuo. Io ero solo di passaggio. Dell'attacco. Erend stava andando al palazzo. Forse riuscirà a farmi avere un'udienza. Thank you.
Fa davvero freddo. Di esserci quasi. È così. Thank you.
anche consulente.